buon anno. La Roma stasera ci ha fatto gli auguri per questo 2020 cominciato, ai noi, già da un paio di settimane, ma stasera a Parma la Roma è finalmente tornata a vincere, una vittoria che ci serviva, che era necessaria per ridare entusiasmo a un ambiente che si era un po' ammosciato dopo la doppia sconfitta casalinga con Torino e Juventus. La Juventus che adesso andremo di nuovo a sfidare nei quarti di finale di Coppa Italia, avendo maturato il diritto di farlo con una buona prestazione su Altardini, dove in campionato peraltro avevamo perso con lo stesso punteggio con cui abbiamo vinto stasera, cioè 2-0, con la prima doppietta di quel prospetto, ma forse già è qualcosa di più di un prospetto di campione, che è Lorenzo Pellegrini, che non ha fatto probabilmente la sua miglior partita, ha sbagliato qualche cosa di troppo, ma poi nel momento che il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, e Lorenzo Pellegrini ha deciso questa partita con destra di entrare splendido e poi con un calcio di rigore netto, solare per un fallo di mano, trasformato in maniera assolutamente impeccabile. Devo dire che c'era un po' di timore prima di questa partita, perché la Roma si è presentata a Parma con i resti della sua rosa, c'era Dzeko squalificato, non ha potuto neanche usufruire dell'acquisto dell'ultimo momento, tra l'altro ancora non definito, di Politano, perché l'Inter ha fatto un po' il giochino delle tre carte, prima obbligo di riscatto, poi diritto, poi litigata con la Roma, poi si è trovato pare un accordo con un diritto di riscatto che diventa obbligo nel momento che si raggiungono pare le 15 presenze, ma non è ancora detto. Comunque tanto prendiamoci questa vittoria che ci dà nuovo slancio alla vigilia di un trittico di partite abbastanza complicato. Le prime due, tra l'altro, in trasferta alla Roma, grazie anche alla genialità di chi decide gli orari e i giorni delle partite, domenica a meno di 72 ore di distanza si dovrà presentare a Marassi contro un Genova disperato, e poi dopo altri tre giorni dovrà andare allo Juventus Stadium a sfidare gli 8 volte consecutivi campioni d'Italia nel quarto di finale di Coppa Italia, il tutto a 3 giorni, 4 giorni dal derby di ritorno che la Roma giocherà in casa. Non mi sembra un calendario semplicissimo per una squadra abbastanza decimata dagli infortuni, ma che stasera ci ha dato qualche segnale anche da un punto di vista fisico di crescita. Tra l'altro ripresentandoci Brunetto Perez con una capigliatura francamente improponibile, mai avremmo pensato di rivedere Brunetto Perez con la maglia della Roma. Bene, benino Kalinic, che ha dovuto sostituire Dzeko, lo sostituirà anche nella partita con la Juventus di Coppa Italia, perché il bosniaco deve scontare anche una seconda giornata di squalifica. Decisivo in occasione del primo gol, perché fa un'ottima sponda per Pellegrini. In crescita ho visto Under. Mi è piaciuto Kluivert quando è entrato, mi ha dato la sensazione di un giocatore completamente recuperato, e penso che a Genova sarà titolare, non so se a discapito di Perotti o di Under, ma non credo, io penso che giocherà al posto di Perotti. Tutto sommato benino Florenzi, benino la coppia centrale Smalling e Mancini, un po' ancora sottotono Kolarov, tra l'altro Florenzi e Kolarov a Genova non ci saranno perché sono squalificati, che a Roma non si fa mancare niente. È bravissimo, devo dire, Paolo Lopez, che sull'1-0 fa una parata decisiva su una girata di Inglese, se la memoria non mi falla, che si è trasformato quel pallone dal parmigiano, insomma avrebbe rimesso tutto in discussione. Per cui buon anno alla Roma, e speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di successi che ci possa consentire di arrivare agli obiettivi stagionali, che rimangono tutti in piedi. Il quarto posto in campionato, poi se fosse di più meglio ancora, potete immaginare perché, la Coppa Italia che ci andremo a giocare mercoledì prossimo a Torino, certo è abbastanza complicato, poi Juve,
che ho visto ieri sera, mi sembra una squadra che ci tenga alla Coppa Italia, e poi l'Europa League che riprenderà, se non sbaglio, intorno verso la fine di febbraio. Un bravo finale lo voglio dare al nostro allenatore, a Paolo Fonseca, che stasera ha avuto un'altra idea, questo Cristante messo in mezzo ai due centrali difensivi in un modulo che a me è sembrato addirittura un 3-3-3-1. Cristante insieme a Smalling e Mancini, Florenzi e Kolarov insieme a Diawara, Pellegrini, Under e Perotti dietro a Kalinic, veniva di Dzeko per l'abitudine, che diventava anche volendo un 3-5 con Pellegrini e Perotti che tornavano indietro. Però l'idea di Cristante così basso sulla stessa linea dei due difensori centrali mi è sembrato un esperimento, tra l'altro secondo me abbastanza riuscito anche in chiave Genoa. Ho l'impressione che anche a Genoa vedremo più o meno la Roma tatticamente disposta così. Intanto godiamoci questa vittoria, ne avevamo bisogno, non ci succedeva, se non sbaglio, dal 20 dicembre, quando avevamo maravaldeggiato a Firenze e avevamo poi trascorso sognando le feste di Natale. Adesso il sogno non si è riattivato, ma sappiamo di aver ritrovato gran parte della Roma che avevamo lasciato nel 2019. Un bacio, un abbraccio a tutti e soprattutto forza Roma.